Telecamere nel cilento contro furbetti e irregolarità. Sono circa 70 gli illeciti legati al conferimento dei rifiuti individuati negli ultimi mesi nel comune di Centola grazie alle fototrappole. Gli uffici comunali, ha spiegato il primo cittadino Carmelo Stanziola, hanno già inoltrato 30 verbali a domicilio. Altri 40 arriveranno nelle prossime ore. Molte di queste persone non sanno ancora di essere state beccate dalle fotocamere. Il punto è che manca una cultura del territorio. Questi gesti vanno fortemente. Contrastati, ecco perché questi controlli verranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni. Purtroppo, ha aggiunto il vice sindaco Silverio D'Angelo, alcuni di questi cittadini sono anche recidivi, li abbiamo beccati due volte in poche settimane. Il problema, oltre ad essere di natura ambientale, è soprattutto culturale. C'è ancora qualcuno che pensa che gettare rifiuti nel fiume sia una cosa giusta. Anche Camerota ha deciso di attivare quell'impianto di videosorveglianza finanziato per 215.000. mila euro ed ereditato dal sindaco Scarpitta ma mai entrato in funzione prima a causa di problemi legati all'installazione. Sono entrati ora in funzione oltre 25 punti di videosorveglianza su altrettante aree del territorio comunale con nuove telecamere in più installate nella centrale piazza San Domenico, la sala operativa e a Palazzo di Città dove convergono tutte le immagini e le registrazioni. Il sistema di videosorveglianza comunale, ha detto il sindaco, è di fondamentale importanza D'estate, quando i nostri paesi si trasformano in città, ospitando decine di migliaia di persone. Con la messa in funzione di queste 25 telecamere, che vanno ad aggiungersi a quelle dei privati, si crea una prima importante rete di sorveglianza per individuare atti vandalici o delinquenziali e per ricostruire eventuali situazioni.